Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, qui per raccontarvi quanto accadde al dottor Nicola Bellantuono, 1949, padre Marcellino Senzanino che ce lo racconta. Parliamo di un Nicola Bellantuono ancora studente universitario, doveva sostenere un esame importante di medicina all'università, quindi chiese, pregò a Maria, la sua fidanzata, Maria Ciaccia, figlia spirituale di Padre Pio, che andasse da Padre Pio e chiedesse una preghiera per quel suo impegno. Lei, al termine della confessione, presentò a Padre Pio questa richiesta e Padre Pio rispose: andrà tutto bene, stai tranquilla. Però subito dopo ebbe quasi una specie di sussulto, uno sguardo lontano, raccontava Maria a Nicolino, che le disse: povero ragazzo, ma subito Maria, la cosa che ricordava subito era il suo andrà tutto bene, quindi non pensava fosse riferito ad altro quel povero ragazzo, perché questo sguardo lontano di Padre Pio, ho detto chissà, forse stava pensando a qualche altra persona. Ma sta di fatto che Nicolino, lui ricorda anche la data, 17 luglio, aveva sostenuto e sostenne l'esame in maniera eccellente. Tornato a casa, la notte sta male, forti mal di pancia che andavano sempre aumentando, lui si sentiva morire addirittura, e scrive nella sua testimonianza: mi pareva di avere una perforazione per tutta la notte. Lui ripeté ai suoi familiari: andate da Padre Pio, andate da Padre Pio, andate a dirgli che io sto morendo. Lo portarono in ospedale, gli praticarono un calmante, ma una volta cessato l'effetto i dolori ripresero, poi quindi la visita immediata da parte dei dottori, tra l'altro anche suo papà che era un medico fece un consulto con altri dottori, e quindi Nicolino fa riferimento al professor Chiaccia, al dottor Ciaccia, al dottor Borrelli. E lui racconta che tutti avevano dato un consulto ben preciso, erano concordi nell'andare a dare una diagnosi, era una peritonite acuta, quindi dissero che non c'era più niente da fare, ormai, ecco, come si dice in gergo, avevano perso il paziente, insomma, non... racconta in questa sua testimonianza. Maria, la sua fidanzata, subito si mette in macchina per San Giovanni Rotondo, dove giunse nel mattino seguente. Una volta che partecipò alla Santa Messa, si avvicinò a Padre Pio e gli disse: padre, Nicolino è in ospedale, sta morendo. E subito Padre Pio la guardò e disse: ma che tiene, che ha? Chiese allarmato lo stesso Padre Pio, che l'aveva confessata qualche giorno prima. I medici hanno detto che è peritonite acuta, quindi non c'è più niente da fare. E subito Padre Pio abbassò lo sguardo, come spesso faceva, un attimo di silenzio, ma lo rialzò rasserenato, con il volto, raccontava Maria Nicolino, con un volto quasi luminoso, e disse: statevi tranquilli, che peritonite è peritonite, andrà tutto bene. E così fu, perché lei, tornata di nuovo a casa, andò a trovare Nicolino che stava già meglio, e dopo circa una settimana tutti questi dolori andarono via e lui poté ritornare a casa e alla sua università. E poi, nel momento in cui andò a dare questa testimonianza, lui era proprio questo, il dottor Nicolino Bellantuono.